La voghiera con Mister Mauro Antonioli. Mister, filando avantesimo, non si molla mai, era quelli che avevi chiesto. Partenza un po' difficile, partita complicata, partita di Serie D, poi il grande crollo della squadra è venuto fuori. Ti chiedo molto semplicemente le tue sensazioni quando hai visto il pallone di Cozzari entrare, tutti i ragazzi andare a festeggiare con lui e i tifosi in curva per 400 esplodere come non mai, veramente. Una festa collettiva per tutti. Sì, credo che veramente sia stata la cosa più bella della giornata, il gol di Cozzari, vedere l'esultanza proprio di tutti i ragazzi, della panchina, dei nostri tifosi che sono venuti in massa. Quindi veramente si è conclusa benissimo questa giornata, che non era iniziata nella miglior maniera possibile, perché onestamente abbiamo sofferto, soprattutto il primo tempo, secondo me non abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo c'è stata una reazione, dopo che mi sono un po' arrabbiato nell'intervallo, c'è stata una reazione della squadra, però purtroppo non siamo riusciti a fare gol e nel tempo stesso loro al primo tiro in porta su punizione ce l'hanno fatto. È chiaro che poi è diventato tutto più difficile, però voglio premiare per un'altra volta il grande carattere che hanno avuto questi ragazzi e credo che alla fine la vittoria sia stata meritata, anche se sofferta e sudata, ma sapevamo che sarebbe stato così. Dicevi tu un primo tempo un po' in difficoltà, ti chiedo quindi secondo te nel dettaglio cosa è cambiato nella seconda frazione, nella mentalità dei ragazzi, nel gioco della Mai. squadra? Primo tempo mi sono arrabbiato perché comunque si sapeva il campo che il campo non era bello e si faceva fatica a fraseggiare, però non ho visto neanche quell'intensità o quella cattiveria agonistica che ci deve essere per affrontare queste partite. Quindi onestamente siamo mancati soprattutto in quello. Nell'intervallo mi sono arrabbiato perché bisogna anche giocare di spada, non si può giocare di fioretto quando non ci sono le possibilità. Secondo me la squadra ha reagito bene nel secondo tempo perché siamo rientrati, abbiamo subito creato situazioni, il portiere ha fatto un miracolo sul Zamparo, il palo, e quindi le situazioni ci sono state, però purtroppo sembrava una giornata stregata perché loro la prima punizione hanno fatto gol e chiaramente è diventato tutto più difficile. Loro hanno preso coraggio e fiducia, noi un po' demoralizzati, però alla fine anche coi cambi, con i ragazzi che sono subentrati dalla panchina, a cui faccio i complimenti e lo dico sempre che sono determinanti e devono essere determinanti, siamo riusciti a raddrizzare e vincere una partita che per noi è di vitale importanza per il nostro proseguo del campionato. Quindi complimenti ai ragazzi, anche se una piccola tiratina d'orecchie oggi ci sta perché il primo tempo non mi è piaciuto. Ecco, appunto, hai detto l'importanza più volte anche in passato dell'essere tutti determinati, dell'essere tutti focalizzati e di farsi trovare pronti. Entra Cozzari, tanta iniziativa, ottimo impatto e poi il gol. Cosa vuoi dirgli Sì, come prestazione? è quello che voglio. Mattia ha delle grandissime qualità, lo dico sempre. Infatti, è uno dei giocatori che mi fa arrabbiare più di tutti perché quando comunque trovi dei ragazzi che hanno delle qualità importanti, speri e vuoi che siano sempre determinanti e soprattutto che migliorino nella loro crescita. Lui, secondo me, lo sta facendo. Oggi finalmente è stato determinante perché ha le qualità per farlo. Quindi, complimenti a lui, ma complimenti anche agli altri che sono entrati: lo stesso Rizzi, lo stesso Bardeggia che sono calati al massimo in quello che dovevano fare, Masini che era al rientro, quindi veramente un gruppo si vede da queste cose. Noi siamo un gruppo e si è visto soprattutto nella maniera in cui abbiamo festeggiato il gol del 2-1 di Cozzari. Meno due dal Modena, si rimane in scia, hanno battuto loro il Pavia, domenica c'è il derby. Quanto secondo te una vittoria di questo tipo può dare ancora più convinzione ai ragazzi all'interno nell'avvicinarsi a questa settimana che sappiamo non sarà come tutte le altre, perché il derby non è mai una partita come tutte le altre, del resto, in ogni piazza? Sì, l'avevo detto alla vigilia che secondo me Modena avrebbe vinto e così è stato, e quindi noi era importante il nostro risultato perché arrivare comunque a 2 punti da loro con la possibilità che ci possa essere un sorpasso nel derby, credo che veramente sia il massimo per noi, sia il massimo per la città, sia il massimo per i tifosi e speriamo domenica di fare una grandissima partita e perché ci sarà da fare una grandissima partita per poterli battere o provare a batterli. Però adesso ci godiamo intanto questa vittoria, ci concentriamo da martedì sul Modena, dispiace che la Pergolettese ha continuato a vincere, io speravo oggi in un mezzo passo falso, magari un pareggio, invece complimenti a loro, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, andare avanti su quello che stiamo facendo, perché comunque questa squadra secondo me ha fatto dei miglioramenti incredibili sotto tutti i punti di vista, quindi continuiamo su questa strada e andiamo a giocarci questo derby al massimo come possiamo fare.